Una vastese rimaneggiata ma molto grintosa soffre, porta a casa i 3 punti nella gara dell'Aragona con il Monte Giorgio. Al termine di 90 minuti combattuti fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. A fare la differenza il gol di Sciba alla mezz'ora del primo tempo, con gli abruzzesi bravi poi a resistere anche in 10 per l'espulsione di Molinari. Senza gli squalificati Napolano, D'Alessandro e Leonetti, il tecnico Montani cambia modulo e schiera la sua squadra con il 3-4-3. I marchigiani di Massimo Paci, ex giocatore di Serie A con il Parma, rispondono con un più coperto 4-4-2. Nel freddo pomeriggio dell'Aragona dirige Zanotti di Rimini. A scaldare i supporters biancorossi ci provano sin dall'avvio Fiore e compagni, ma all'ottavo c'è una ghiotta opportunità per gli ospiti con la conclusione di Marchionni, che da ottima posizione mette però a lato. Altrettanto clamorosa l'occasione che capita all'11esimo a Giampaolo, che in area ospite alza la sfera sopra la traversa. La squadra di Montani fa la partita, ma al 17esimo ancora Marchionni, questa volta di testa, si fa vedere dalle parti di Selva. Ancora Monte Giorgio al 21esimo con un pasticcio del portiere di casa e con la conclusione di Sbarbati, di poco fuori misura. I biancorossi abruzzesi avvertono l'importanza della posta in palio, giocando però anche piuttosto a contratti, con Giampaolo ancora protagonista in area del Monte Giorgio e con Di Giorgio che dice no in due tempi all'attaccante aragonese. E però il preludio al vantaggio degli abruzzesi, che arriva al 31esimo grazie a Sciba, che approfitta di una dormita della difesa ospite mettendo così la sfera alle spalle del portiere marchigiano. Il vantaggio è quasi una liberazione per i ragazzi del presidente Bolami, che vedono ora la strada più in discesa. Gli ospiti cercano di reagire e si vedono al 37esimo con Albanesi, che di testa tutto solo davanti a Selva non riesce però a colpire bene di testa, permettendo la parata del portiere della Vastese. Il secondo tempo si apre al 7esimo con una occasionissima per Fiore, che si beve i difensori rosso-blu prima di concludere di potenza, trovando però la prodezza di Di Giorgio che respinge. Gli ospiti premono e all'11esimo è Marchionni in area a calciare alle stelle. Con il trascorrere dei minuti la gara si innervosisce con Zanotti costretto a fare spesso ricorso ai cartellini gialli. Il vantaggio di misura non fa dormire sonni tranquilli i ragazzi di Montani, che però non corrono mai seri rischi, e anzi al 28esimo sul colpo di testa di Molinari è un difensore ospite a salvare quasi sulla linea. L'ultima parte di gara è vibrante, con la Vastese che resta però in 10 al 35esimo per l'espulsione di Molinari per doppia ammonizione. In inferiorità numerica soffre la formazione di casa, che rischia al 37esimo con la conclusione di Frezzi, che sfiora il montante della porta di Selva. Montani manda poi in campo al 38esimo De Meio per Colarieti. Al 39esimo ci prova per i padroni di casa Palestini, che mette però a lato. Al 42esimo Crampi per Giampaolo, costretto a lasciare il posto a Di Pietro. Si entra così nel recupero con Marchionni, che al 46esimo, dopo un errore del portiere di casa, trova sulla linea il salvataggio di Di Giacomo. Poi al 94esimo, in pochi secondi, due gol annullati per fuorigioco, prima De Lucia per il Monte Giorgio e poi a Fiore sul fronte opposto, sempre per fuorigioco alla Vastese. Poi il triplice fischio finale dell'arbitro romagnolo, con la Vastese che può così festeggiare la conquista di 3 punti pesantissimi. Montani, una vittoria importante, sofferta, ma quelli conquistati oggi sono 3 punti pesanti per la classifica, per il morale. Avete chiuso la gara in 10 uomini, ma siete riusciti a mantenere la porta inviolata. Sì, sono d'accordo con te. Partita soffertissima, con i ragazzi avevo parlato in settimana che sarebbe stata una partita spigolosa. Infatti lo è stata, però devo fare i complimenti a tutti loro perché hanno dato tutto quello che avevano e quindi sono riusciti a portare a casa una vittoria che secondo me è molto importante vista la nostra situazione e ci permette di fare una settimana discretamente tranquilli per cercare di metterci più squadre dietro possibile, perché noi, ripeto, dobbiamo guardare dietro e non avanti. Avete avuto le occasioni per passare in vantaggio sullo 0-0, sull'1-0 avete avuto anche qualche opportunità per raddoppiare, poi sul finire di partita avete rischiato di prendere il gol del pareggio. Sì, è normale che loro hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo cercando di venire a pareggiare, buttandoci tutti avanti, siamo rimasti in 10. Ripeto, non vorrei essere banale e ripetitivo, ma sono gli stessi 11 che giocano. Oggi ho cambiato 2 persone, 7 partite in 34 partite, in 34 giorni, sempre gli stessi, quindi la gente è uscita stremata, ma cosa dire a questi ragazzi? Domenica ci sarà un impegno ostico a Notaresco, anche contro il passato calcistico recente di Fabio Montani. Notaresco che è sicuramente la rivelazione di questo campionato. Sì, sono d'accordo.
a parte i discorsi del passato, incontriamo una squadra forte, secondo me una squadra importante, però adesso fatemi godere di questa vittoria, fatemi riposare, poi da martedì cominceremo pian piano a pensare a domenica prossima. Giudico questo risultato non equo per quello che si è visto in campo, secondo me almeno un pareggio era il risultato più giusto, credo che siamo tutti d'accordo in questo. Per quanto riguarda la partita giocata a viso aperto, no, nel senso che non mi aspettavo una Vastese completamente chiusa nella propria metà campo, pensavo di venire qua e che la Vastese se la giocasse un po' più a viso aperto, invece abbiamo trovato una squadra completamente chiusa che ci aspettava tutti con tutti gli effettivi dietro la linea della palla e è stato difficile trovare lo spazio giusto, noi avevamo il possesso della palla e loro si difendevano, un po' è stato questo uno al tema di tutta la partita. Nel primo tempo loro nell'unica conclusione in porta che hanno fatto gol e noi per tre volte siamo trovati davanti al portiere, due o tre volte e non siamo riusciti a finalizzare in maniera corretta. E il secondo tempo un po' il filone della partita era quello, che loro si difendevano e noi attaccavamo, quindi partita aperta no, partita giocata da noi e vinta da loro.